sono procurato per prima cosa un caschetto, un classico caschetto per fare skateboard. L'ho scelto apposta con la plastica bella rigida, infatti dovrà sostenere sopra un peso. Questo peso sarà composto principalmente da una ruota, una classica ruota di quelle che possono ruotare su se stesse anche a 360 gradi. Questa ruota essenzialmente non mi serve, quindi posso rimuoverla. È tenuta semplicemente da un perno, da un rivetto bello grosso, lo rimuovo usando il trapano. Quindi la ruota e il perno vanno gettati nell'immondizia, infatti dovrò usare solamente questa struttura metallica. Torno a prendere il caschetto. Questo caschetto esattamente al di sopra posso posizionare la struttura metallica e magari segnare anche con un pennarello indelebile i punti della struttura metallica al di sopra della plastica. Userò dei rivetti in alluminio per fissare il tutto successivamente, ma ora è giunto il momento di praticare dei fori da parte a parte con un trapano e una punta dello stesso diametro dei rivetti. Metto in posizione la struttura metallica e la fisso con quattro rivetti e una relativa rivettatrice, quindi faccio un po' di forza e questo è più che sufficiente per bloccare in maniera super permanente e sicura la struttura metallica al di sopra del casco. Prendo ora tutt'altro, infatti prendo un tubo in alluminio, questa volta voglio esagerare, voglio averlo molto lungo, molto più lungo di quello che solitamente viene usato per questi progetti. Quindi lo scelgo all'incirca di 1,50 m, 1,80 m e esattamente al centro pratico un foro dello stesso diametro di questa vite, vite che sarà poi utilizzata per bloccare l'asta esattamente al posto della ruota di prima. Questo è più che sufficiente per rendere assolutamente basculante tutto il sistema, quindi può ondeggiare su se stesso e ruotare attorno alla mia testa. Questo è molto interessante perché posso anche muovermi, ruotare o camminare e l'inquadratura rimane stabile. Purtroppo la giornata di oggi è molto ventosa e questo può magari influire sul movimento della videocamera. Ho risolto il tutto utilizzando una specie di bandiera a vento fatta con del cartoncino e del nastro giallo e nero, ma questo magari voi potreste anche evitare di farlo. È intuibile che dall'altra parte della GoPro ho posizionato un contrappeso all'interno del tubo. Purtroppo non ho scene di questa cosa, ma potete ben immaginarlo. Ma vediamo che tipo di inquadrature offre questo oggetto e magari anche testarlo sopra un veicolo potrebbe essere un'ottima idea. Quindi vediamo come. Con questo il video si conclude, spero che il progetto vi sia piaciuto, un like è sempre molto ben gradito, quindi diciamo che questo oggetto in commercio costa sui 50 euro, sono stato in grado di realizzarlo ancora più figo spendendone semplicemente 11. Quindi io vi lascio con i miei due ultimi progetti e noi ci vediamo sabato prossimo, sempre tutti i sabati, puntualissimo, con un nuovo progetto. Ciao a tutti!